Lucia, Lucia, dove sei? Stasera era una serata buona. Chissà che facevamo. E invece, in bianco andiamo. Ma che starà facendo il mio Renzo? Come faccio io a sapere il mio Renzo che sta facendo? Che qualcuno mi aiuti. Renzo, dove sei? Dovrò celebrare questo matrimonio fra Renzo e Lucia. Questi sposi mi fanno preoccupare, però sono arrivata la data delle nozze ed ecco, non vedo l'ora perché ho un'ansia, ma un'ansia a farlo, anzi ci bevo sopra, a Renzo e a Lucia. Non sa da fare questo matrimonio, se tu lo fai noi devi forchettare. Anzi, dei cucchiaramo, se lui dei cucchiaramo. Io il matrimonio non lo faccio, non lo faccio. Taccia per chi taccia, taccia per cento. Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Ti prego, io vengo da sto convento, con la pioggia, io vengo da sto convento, con la pioggia, ti voglio io vengo da sto convento, con Santa Pace, mi devi aiutare, mi devi aiutare, non ci vogliono far sposare, a me il resto, questo matrimonio non sa da fare. Fate sto matrimonio. Ma che fate? Ma devi fare? 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 Non ci saranno altre spiegazioni. Io non ce ne prenderò quel matrimonio. Vi prego, non mi fate del male, non mi fate del male, vi prego. Chi deve tacere, taccia per sempre. Amore mio, non ci vogliono far sposare. No. Ho scoperto tutto il complotto di Dorotrico. Come faremo? Non lo so. Tocca fare qualcosa. Adesso chi ci aiuta? Qualcuno ci aiuterà! Io sono andata dalla Monica di Monte, non mi vuole aiutare! E io a Lourdes! E qualcuno ci salverà! Speriamo! Minchia, sto matrimonio l'ho detto che non si doveva fare! E poi si è fatto, ma come mai? Io ho mandato pure a voi a cercare di minacciare lì a Donna Bondio, ma non avete fatto niente! Ma come mai questa cosa? Stati molto chiari. Ma Don Abbondio non ha capito. Allora ha capito? No. E non potevate mettere il cappello dove capirò meglio? Ma sarà fatto. Sarà fatto. Portati, chiedo scusa con Lucia. Però quel toro dico mi ha bocchettato, come faccio? È tardissimo. Lucia, amore mio, arrivo da te! Arrivo, Lucia! Non ti tradirò! Ho capito perché se è per la perfetta tocca fare queste cose. Io devo fare sempre tutte le faccende di casa, questi che si sposano, Lucia che si sposa con Renzo, lo dico che rompe le scatole, il matrimonio sa da fare, non sa da fare, bevete tutti quanti, arrivederci, grazie. Allora, voi siete miei amiche, mi dovete aiutare, lo ripeto, non ci vuole far sposare. E ci sta mettendo tutti contro. E come devo fare? Non lo so, qualcuno mi aiuti, aiutami tu. Io amo Lucia. Figliolo, come te lo devo dire? Non la puoi sposare. Ma io la voglio. Non è per te. Come no? Non è per te. Ma sei sicuro? Io faccio una scelta. Ho sposato il signore. E io voglio sposare Lucia. Ma non lo puoi fare. Ma sicuro? E chi è promessa? Scorpio, e io combatterò solo i tacchi. Malle, ti vuoi far fare un
una vita da morta di fame. No! Questo no! Che fa qua la signora? Non la puoi sposare. Non la puoi sposare. Allora, dopo questo, me ne vado. Tu mi devi aiutare, Don Abbondio, come posso fare a sposare Renzo? Non lo devi sposare Don Rodrigo. Ma non lo voglio! Figliola, lo devi sposare. Io lo devi sposare, lo un uomo influente ed è molto, molto cattivo. Io pure, tutte le sere c'ho una paura, ma aspettano di fuori, qui fida la mignotta dei bravi. Purtroppo io che vedo, io sarei per me da mo che avevo sposato. Però e allora ci dobbiamo ammazzare? Tu fingi, simula, prendi delle pasticche, fai finta di morire, poi vieni da me con lui, ve sposo e scappate. Perfetto, grazie Don Abbondio, grazie. Meno male. Andiamo. Meno male, sia la volta buona. Don Rodrigo, padrone, stai morendo di peste. Ma disgraziato di Lucia, la devo sposare, io mo sto morendo di peste. Aspetta. La medicina sta tirando, però. Purtroppo devo morire e me la voglio sposare io. Invece quel disgraziato di 10 euro alla bomba là, se la sposa lui. Almeno la bomba la poteva fare prima a me e poi a lui e muoio così. Finalmente, dopo la morte di Don Rodrigo, che è schiattato, possiamo celebrare questo matrimonio. Qui davanti a me abbiamo Renzo, l'ex benzinaio 10 euro, e Lucia. Tu, Renzo, vuoi sposare Lucia? Sì, lo voglio! Tu, Lucia, vuoi sposare qui Renzo, detto 10 euro? Lo voglio, anche se è morto Don Rodrigo! Mi dichiaro mariti e mogli. Adesso Renzo puoi baciare la sposa. Dai! No! Evviva gli sposi!